Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin e a questo nuovissimo video. Oggi andremo a parlare di uno dei titoli che sono usciti a fine 2021 e che sono sicuro sta già appassionando tantissimi lettori che si sono già approcciati a questo titolo. Ragazzi, sto parlando di Kulon, Generic Romance, e sì, l'altra sera durante una live con J-Pop, Anime Click e J-Pop, ho scoperto che si pronuncia Kulon. È una storia fantastica, bellissima, meravigliosa, misteriosa in questa città dell'estremo oriente che nasconde veramente tanti misteri al suo interno. Come potete capire da queste prime parole, a me sta piacendo tantissimo. Però voglio sapere anche cosa ne pensate voi, voglio sapere quanti di voi sono indecisi magari sull'acquisto di questa serie, sul recupero di questi primi quattro numeri che sono già usciti in Italia. E soprattutto poi a termine video se sarò riuscito a convincervi dei punti forti di questa serie. Ora ragazzi, come sempre, vi chiedo soltanto di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e se vi va di seguirmi anche sui social che trovate in descrizione. Ora andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito questo nuovo video. Nostalgia, mistero e vita. Se dovessi riassumere con soltanto tre parole questa storia, questo manga, probabilmente utilizzerei queste tre. La storia infatti inizia come un normalissimo slice of life all'interno della città di Kowloon, città che tra l'altro è realmente esistita fino alla metà degli anni 90 circa, quando a causa di un'incursione della malavita al suo interno ha portato a un aumento della mafia, un aumento della prostituzione, del gioco d'azzardo. E al contempo, come possiamo anche intuire, un calo della progressione economica e sociale del luogo. Di conseguenza, il governo cinese ha deciso di demolire l'intera città. I nostri due protagonisti saranno Kujirai e Kudo. Vivono una vita apparentemente normale, anzi normalissima. Entrambi lavorano in un'agenzia immobiliare e cercano di soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti. Girando per la città, cercano anche di soddisfare, li vediamo andare al bar a bere qualcosa, si cercano il ristorante preferito dove andare a mangiare i loro piatti preferiti. Tutto questo sognando un futuro migliore per la propria città e per la popolazione di Kulun, di tutti quelli di coloro che ci abitano tuttora. La quotidianità della coppia di colleghi è destinata però a mutare lentamente quando Kujirai inizierà a provare dei sentimenti per il ragazzo e sente di volere qualcosa in più dalla loro relazione. Ma l'inizio di questa fantastica storia d'amore non è così semplice come previsto. Infatti, mentre sta per scoccare il primo bacio, qualcosa in lei si blocca, facendola cadere in uno stato quasi depressivo. Inizierà a dubitare dei suoi ricordi, spesso confusi, e non sa più se quello che sta facendo si tratta effettivamente della realtà oppure di una fantasia. Non riesce a capacitarsi di tutto ciò che avviene attorno a lei, è alla ricerca di risposte, alla costante ricerca di risposte. Il problema più grosso è che non ha la più pallida idea di quali siano le domande giuste per riuscire ad arrivare a queste risposte. Fino alla conclusione del primo numero, una conclusione, ragazzi, pazzesca e inaspettata, che insinua nel lettore tanti, tanti, tanti dubbi. Si tratta di realtà o fantascienza? Chi sono veramente i personaggi che abbiamo conosciuto fino a questo momento? Quale destino li attende? Le domande senza risposta saranno veramente molteplici anche nei numeri successivi, perché non avremo tutte le risposte fin da subito, anzi, tutti questi misteri andranno soltanto ad aumentare. Però tutto ciò non lo considero un difetto, anzi, sono proprio questi misteri, questo tenere col fiato sospeso il lettore per parecchio tempo, portandolo magari in una direzione, pensando di essere molto vicini a una risposta, per poi trovarsi invece immersi in un nuovo mistero. Tutto questo, secondo me, è uno dei punti forti del manga. Spostiamoci ora invece a parlare della parte grafica. I disegni sono semplici ma completi. Sono fatti per riuscire ad intrappolare il lettore tra le pagine e coinvolgerlo nella lettura, immergendosi in un luogo realistico. Vi faccio degli esempi, degli stendini appesi fuori dai condomini, al cibo, passando dagli accessori utilizzati dai personaggi o l'immancabile sigaretta fumata da Kujirai mentre mangia la sua anguria. Tutto è in perfetta sintonia con il filone che l'autrice ha voluto imprimere alla sua opera, ovvero trasmettere nostalgia.
In conclusione, si tratta di una misteriosa e poetica storia di quotidianità, che nonostante in alcuni casi forse pecca di narrazione leggermente lenta, questo lo dobbiamo dire, questo è l'unico difetto fino adesso che ho trovato all'interno di questa storia, riesce a mischiare in maniera praticamente perfetta mistero e realtà, dove la protagonista indiscussa è l'atmosfera che si riesce a respirare sfogliando le pagine di ogni singolo volume. Una storia probabilmente d'amore verso una persona, ma anche verso una città, la propria città, che non si vorrebbe mai veder cambiare, o perlomeno che si continuerà a pregare affinché le cose possano sempre migliorare. Ragazzi, io ve la straconsiglio quest'opera. Se riuscite a superare quei due o tre momenti in quattro volumi che tendono a rallentare la narrazione, tutto il resto sarà pura e semplice goduria. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, fatemi sapere se l'avete letto, se avete intenzione di recuperare questa storia. Per chi l'ha letto, fatemi sapere cosa ne pensate, cosa vi ha colpito maggiormente, cosa vi è rimasto più impresso dopo averli letti. Io nel frattempo vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video e ricordandovi soltanto di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, vi rimando al prossimo. Ciao a tutti e una buona serata.